Sei di Rimini, non puoi capire che qua vengono 2 milioni di persone d'estate, ok? 2 milioni di persone, quindi tu devi avere 2 milioni di parcheggi. Allora qui, come tu noti, sono stati tolti tutti. Qui avevamo parcheggi, avevamo le macchine che transitavano, le hanno tolte. Quindi hanno congestionato tutta la statale, che nonostante stanno facendo rotonde contro rotonde, non si passa. Oggi ci ho messo 2 ore a fare 1 chilometro. Dalle 9 siamo partiti, sono arrivato a Rimini alle 10. Per fare 1 chilometro, io abito a 1 chilometro da Rimini, cioè non lo so. Allora, qua adesso faccio per dire, saranno 5 minuti, ma ci ho messo troppo. 10 minuti, ci ho messo troppo. La gente lavora. Allora, qua sotto deve venire un parcheggio. Voi lo vedete perché qua ci devono venire, non so, 20.000 posti. Dov'è il parcheggio? Dimmi dov'è il parcheggio. Guarda, sto girando, dov'è? Qui io vedo un bellissimo campo arato. Adesso mi gira anche la testa. Vedo un bellissimo, guarda che bei cani, vedo un bellissimo campo arato. Ok, qui ci doveva venire nel progetto originario un meraviglioso parcheggio. A me piace molto Rimini in questo periodo, vedi, è bellissima perché non c'è nessuno, ma va benissimo. Hai capito? Io quando c'è casino vado a Fano, sto da Dio. Comunque qua sotto ci deve essere un parcheggio, non c'è parcheggio. Poi Rimini è meraviglioso, fatevi il bagno. È come la Costa Smeralda, è uguale. Sotto qua è come la Grecia, è come la Grecia, hanno fatto anche tutta la pulizia, sono bravissimi. Qua sotto ci deve essere un parcheggio. Sì, hanno fatto la pulizia nel pieno, proprio nel centro del turismo, dove ci sono i turisti, hanno fatto dei bei soffioni, capito? Qui ci deve essere un parcheggio. Dov'è il parcheggio? Dov'è? Io non voglio fare campagna elettorale, dimmi dov'è il parcheggio. Qui ci deve essere un parcheggio da 10.000 posti con 4 posti. Dov'è il parcheggio? Dove le mettiamo le macchine d'estate? In cielo?